Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui oggi con questo nuovo video. Dunque, oggi eh, voglio parlare un attimo di eh, nodi, lighting network da utilizzare in massima confidenzialità. Adesso non voglio entrare eccessivamente nell'aspetto eh, dell'analisi eh, della confidenzialità riguardo lighting network, rigu riguardo quando utilizziamo un nodo. Però è chiaro che eh, ovviamente quando andiamo ad utilizzare un nodo esponiamo alla nostra controparte eh, informazioni riguardo il nostro nodo, quando andiamo a ricevere dei fondi, no? quando andiamo a eh, creare un invoice. Eh, potrebbero esserci anche delle situazioni nelle quali eh, vogliamo avere eh, la possibilità di incassare dei fondi eh, attraverso un nodo temporaneo, cioè avere una, una situazione nella quale incassiamo dei fondi tramite un nodo temporaneo ehm, perché vogliamo appunto mh, gestire la massima confidenzialità su questi fondi che arrivano eh, per poi andarlo a, a smantellare dopo poco quindi un nodo che ovviamente non può essere gestito attraverso un hardware eh, gestito a casa nostra eccetera eccetera ma deve essere qualcosa di eh, facile da e creare, eh, veloce, facile da smantellare e soprattutto eh, che possa essere gestito con strumenti il più possibili rispettosi della confidenzialità. Dunque, la prima cosa che uno potrebbe pensare è: eh, vado a creare eh, su, eh, per esempio, un provider di VPS, vado a creare una VPS e mh, uso questa eh, per questo scopo. Eh, questo sì può anche essere uno strumento, ovviamente in questo caso bisognerebbe fare attenzione al metodo di pagamento, perché ovviamente eh, questo sarebbe facilmente ehm, diciamo, rintracciabile attraverso il metodo di pagamento che sia una carta di credito o un bonifico. Ma eh, quello di cui invece vi voglio far eh, che vi voglio far vedere oggi eh, riguarda invece una situazione in cui usiamo sempre un cloud eh, node lo andiamo a pagare in lighting network e poi ci colleghiamo a questo lighting node usando eh, una, una VPN fatto tutto questo eh, questo può essere smantellato dunque il cloud provider che usiamo in questo in questo video è eh, voltage voltage ci permette di usare e di creare un nodo lighting network senza fornire informazioni particolari e viene creato un nodo lnd che è associato a un pannello tanderab con il quale possiamo gestire il nostro nodo. Nel video di oggi non andiamo a vedere come si fa un nodo come si gestisce perché non è lo scopo del video di oggi oggi andiamo solamente a vedere come è possibile effettuare l'acquisto in modo anonimo usando lo strumento di voltage e usando voucher lighting network voltage che potete trovare sul bitcoin voucher bot quindi in pratica potete acquistare dei voucher voltage eh, direttamente sul voucher bot pagandoli in Lightning Network, quindi effettuando una transazione Lightning Network, e poi eh, potete andare a riscattarli su Voltage e quindi avere il credito necessario eh, per far girare il vostro nodo temporaneo che potete tranquillamente appoggiare ad una mail eh, transitoria, quindi diciamo nella, in una buona. Uh, con una buona uh, confidenzialità come al solito anonimo 100% è una parola grossa eh, si parla di confidenzialità però insomma mh, diciamo che cerchiamo di usare gli strumenti che abbiamo a disposizione per ottenere la massima confidenzialità nella fase poi di connessione alla, al sistema eh, per evitare che il voltage eh, possa avere i vostri riferimenti in base alle p di connessione eh, andate potete andare semplicemente a collegarvi con una vpn eh, con una VPN vi ricordo che anche Mulvad eh, è a disposizione a livello di voucher, eh, sempre sul voucher bot, sempre pagabile Lighting Network. Quindi anche in questo caso potete fare tutto eh, pagando solamente Lighting Network. Quindi senza ulteriori. Step che coinvolgano fiat, che quindi siano più problematici, anche senza nessuno step che riguardi eh, transazioni on chain. Quindi, tutto questo è fatto, tutto Lightning. Una volta che il vostro nodo è up and running, eh, potete a quel punto aprire canali, eh, ricevere fondi, spostare fuori fondi. E quando avete fatto quello che volevate fare, potete. Eh, spegnere e cancellare il vostro nodo che quindi eh, diciamo viene viene rimosso tutto questo ovviamente non ha bisogno di eh, hardware non ha bisogno di gestione di rete il nodo stesso vi verrà creato eh, sotto tor se usate il nodo versione standard di voltage e quindi eh, diciamo non è male come soluzione Dunque, adesso andiamo a vedere come fare, eh, vi faccio vedere come fare a acquistare un voucher Voltage eh, direttamente sul eh, Voucher Bot. Eh, C'è questa possibilità eh, che è stata introdotta recentemente, in sostanza eh, funziona come il voucher Mulvad, eh, semplicemente è un altro tipo di voucher. Quindi Ecco qua in questo video vediamo come, come fare, quindi basta andare su Purchase, eh, scegliere il voltage voucher, abbiamo solo 10, eh, 10 dollari al momento, eh, si fa Pay Lightning come vedete qua eh, molto semplicemente e a questo punto banalmente viene creata una invoice Lightning Network immediatamente con validità 10 minuti. Con, un, con quello che volete andate a effettuare il pagamento Lightning Network di questa invoice. Quindi andate a fare scan di, questo, di questa Invoice Lightning Network e eh, dopo poco, come vedete, il sistema fa detect del pagamento. Vi viene fornito il codice che vedete lì, che è il codice del voucher. Quindi voi prendete quel codice di voucher. Che vedete rappresentato lì e andate semplicemente sul vostro sul vostro account che avete creato sotto voltage l'account si può creare senza particolari informazioni è sufficiente una mail e adesso vi faccio vedere come fare per fare il redeem quindi diamo per assodato che su voltage avete già creato un vostro un vostro account eh, l'avete già predisposto Dunque, eh, come fare quindi? quindi? andiamo a prendere un attimo il, il Voltage. Il Voltage, quindi avete già registrato il vostro account, vi trovate una videata di questo genere, eh, nella quale vedete Billing. Ecco, sotto Billing, cliccando eh, su Billing, arrivate in una... Eh, schermata come questa in cui molto banalmente vedete ad coupon qua vedete il credito adesso nel mio caso c'è del credito eh, nel vostro se l'avete appena registrato ci potrebbe essere del credito omaggio oppure nessun credito non importa eh, andate sotto ad coupon come vedete qua cliccate e eh, qui a questo punto eh, semplicemente vi viene chiesto di inserire il codice del coupon e quindi incollate il codice che avete ricevuto sul voucher appena comprato su bitcoin voucher bot andate a fare così e poi fate submit ecco il coupon è stato redimato come vedete vi dice redimed quindi tutto a posto adesso potete tornare su billing e come vedete il valore è cresciuto di eh, 10 dollari quindi ho comprato questo voucher. Ho fatto il redeem direttamente su eh, Voltage e mi ha attribuito questi 10 eh, dollari di credito. La velocità con la quale scalerà i 10 dollari quindi quanto tempo vi durerà i 10 dollari dipende dal tipo di nodo che avete deciso di attivare. Io, come sempre, vi suggerisco di eh, usare il nodo. Um, di, tipo, um, standard, nodo di tipo standard, sul sito vedete tutte le informazioni. Il nodo di tipo standard è questo qui, uh, altrimenti c'è il nodo light. Uh, um, le differenze le leggete qua su questa tabella uh, a seconda di quello che vi serve. La cosa interessante è appunto che eh, avete potuto registrare l'account, comprare un voucher eh, Voltage pagandolo con SATS Lightning e poi l'avete eh, fatto redeem qui sul eh, Voltage direttamente. Quindi avete fatto tutta un'operazione che naturalmente vi suggerisco di fare sotto almeno una VPN. Eh, tutta questa operazione è eh, diciamo, fatta senza fornire informazioni personali. A questo punto il vostro nodo è eh, funzionante, una volta che chiaramente l'avete attivato, avete atteso le fasi di deploy che il sistema vi fa attendere e a questo punto avete un nodo che non è, diciamo così, associato alla vostra identità. Naturalmente spesso si usa un po' impropriamente la parola anonimo eh, anche diciamo è anche una parola un po' clickbait eh, Quello che possiamo dire è che ovviamente eh, quello che facciamo è di cercare di ottenere il, la massima confidenzialità eh, sulle operazioni che facciamo, cioè di eh, diciamo fornire il minor numero possibile di informazioni collegate a noi stessi. Poi, è chiaro che anonimo 100% è una parola troppo grossa, tuttavia qualora io riesco appunto ad attivare servizi di questo genere come un nodo che come sappiamo ha delle peculiarità nel momento in cui andiamo a emettere un invoice, quindi a ricevere dei fondi, in questo, con questo strumento qua diciamo riusciamo a creare un nodo magari anche temporaneo. O non temporaneo, quello è una decisione che dovete scegliere voi. Eh, che non è associato a una nostra identità. In video successivi andremo a vedere anche eh, più in dettaglio, parleremo proprio di voltage, di come fare ad attivare dei nodi, a gestire nodi di tipo professionale. Eh, questo sarà anche l'argomento di una masterclass che farò prossimamente eh, dove andremo proprio a vederlo proprio un po' nel dettaglio comunque è interessante eh, questo strumento eh, quindi a disposizione sul bitcoin voucher bot la possibilità di acquistare voucher eh, voltage e voucher eh, mulvad è attiva e, e il metodo di pagamento è lighting network quindi questo è lo strumento che abbiamo a disposizione appunto per come sempre, per cercare di migliorare il più possibile la confidenzialità delle cose che andiamo a fare eh, sull'IT Network. Questo è quello di cui volevo parlare oggi. Un video breve, un video eh, diciamo che raccoglie informazioni eh, importanti. Che potete andare eh, subito a provare eh, per tutti gli utilizzatori del Bitcoin Watcher Bot e anche per tutti quelli che non l'hanno mai utilizzato prima. Eh, per oggi è tutto, vi ringrazio dell'attenzione. Vi ricordo la nostra chat ehm, gruppo Telegram su cui po possiamo parlare di tutti questi argomenti: Bitcoin Freedom, e eh, la nostra chat dedicata a Lighting Network Lighting Nodes, dove abbiamo eh, nodi, pubblichiamo i nostri nodi per chi vuole ehm, collegarsi, per chi vuole liquidità in ingresso, eccetera. e Se questo video,. È stato di vostro interesse, vi, ha, eh, diciamo, vi è servito, vi è stato utile. Vi chiedo come sempre di fare like, di eh, condividere e di ehm, qui, in questo modo supportare il eh, lavoro divulgativo. Grazie ancora a tutti dell'attenzione, ci vediamo la prossima volta.